Vi siete mai sorpresi in questa esistenza terrena e quindi in questa vostra incarnazione a provare invidia o accidia? E vi siete mai chiesti esattamente l'invidia e l'accidia cosa sono? Come ci posso lavorare sopra? Come li posso trasformare? Risponderò a tutte queste domande in questo video. Bentornati e benvenuti nel mio canale YouTube. Come sempre mi presento, io sono la dottoressa Paola D'Agostini, biologa, pranoterapeuta e insegnante di risveglio della coscienza e di cristianesimo iniziatico. Bene, benvenuti di nuovo a questo video e a questi incontri ormai regolari e settimanali. Ringrazio i nuovi iscritti che crescono ogni giorno di più e quindi mi fa piacere che ci sia questa interazione perché sapete che è importante lo scambio energetico tra me e voi, che siete una comunità in realtà virtuale ma fisica, perché tutte le persone che si iscrivono, insomma, al mio canale sono in genere persone non solo fisiche in carne ed ossa, ma soprattutto sono molto interessate a questi aspetti della spiritualità, del cristianesimo, a prendere in mano la propria anima, il proprio spirito e ad elevarsi verso quelli che sono chiamati i piani superiori dell'esistenza. Quindi ringrazio i nuovi iscritti che sono sempre di più e come sempre però ringrazio anche chi mi segue oramai indefessamente da qualche mese. Oggi, come vedete, come potete ben vedere dal titolo, parleremo degli ultimi due vizi capitali che sono l'invidia e l'accidia. Andatevi a rivedere tutti gli altri vizi capitali perché è veramente uno studio molto interessante da un punto di vista spirituale e animico e li trovate ovviamente nel mio canale YouTube nella sezione Cristianesimo, perché invidia e accidia sono i sette vizi capitali che si contrappongono a quelli che sono invece le virtù. E ho parlato sia delle virtù sia dei vizi capitali. Con questi ultimi due vizi capitali, che sono forse anche i più conosciuti, vado a concludere tutto il ciclo sui vizi capitali. Ma ci saranno per voi veramente tante sorprese, tante novità e tanti video in programma di argomenti che ritengo siano molto interessanti. Ma vi ricordo sempre di, anzitutto, che se volete potete interagire con me sotto ai video. Quindi io lascio liberi i commenti, li lascio aperti, potete commentare il video e farmi le domande. Io appena posso rispondo a tutte le domande, come avrete notato. E poi anche se volete di suggerirmi degli argomenti che voi volete che io affronti all'interno del canale. Ovviamente io mi faccio un'idea di cerco di parlare di alcuni argomenti che so che possono essere per voi utili, sia per il risveglio che per il cristianesimo, ma chi meglio di voi può indicarmi ciò che vi può essere utile. Quindi sono ben accetti i suggerimenti di argomenti di cui trattare nelle prossime settimane, in modo tale che questo canale diventi sempre più interattivo. Allora, prima di passare al video di oggi, vi ricordo sempre che dal 7 di ottobre iniziano i corsi di risveglio, in particolar modo il 7 e l'8 ottobre inizia il corso di risveglio, il primo modulo, sia online che in presenza. Andate a vedere un po' tutto. Qui è un piccolo specchietto del primo modulo, del secondo modulo e del terzo modulo. Comunque, sotto nell'info box nel mio sito trovate veramente tutto nel dettaglio, anche eventuali modalità di iscrizione e costi. Entriamo nel vivo del video di oggi e partiamo dall'invidia. Allora, sia l'invidia che l'accidia ve li descriverò con questo schema. Prima vi dico che cos'è, vi do un po' una definizione sempre energetico-spirituale del vizio capitale, poi vi dirò quali sono i sintomi, quindi quali sono le classiche espressioni di chi vive e prova un determinato vizio capitale come questo, l'invidia e l'accidia, e poi vi dirò anche come poterci lavorare sopra. Allora, l'invidia che cos'è? È sentire il dispiacere del bene altrui che è considerato falsamente ingiustizia fatto a sé, e di riflesso è il sentire piacere della perdita del bene subita dagli altri come se aumentasse il proprio bene. Quindi diciamo che se vogliamo il senso di invidia in genere si manifesta in una natura duplice, cioè il piacere della perdita del bene subita dagli altri come se aumentasse il proprio bene. Quindi provare piacere, anche se spesso l'invidia è difficile da riconoscere ed è anche difficile da ammettere, e questo è anche la sua grande potenza, cioè l'invidia si nutre
di tutti i vizi capitali, l'invidia si nutre della nostra non riconoscenza, cioè del nostro negare della sua esistenza, del nostro negare che si prova invidia. Quindi sicuramente il primo step è non negarlo, ma riconoscerlo con coscienza e consapevolezza. Perché vedremo che invece rispetto all'accidia, che è più evidente, l'invidia è molto più di sottecchi, nascosta. Quindi il sentire piacere della perdita del bene subita dagli altri, come se vedere che gli altri perdono il bene, come dire, trasli questo bene a noi, e quindi noi proviamo più bene se gli altri perdono il loro bene. Questo è il senso dell'invidia. E l'invidia è completamente diretta verso l'alto, quindi anche per una questione energetica, è un'energia che è unidirezionale, cioè è da chi prova l'invidia a chi riceve l'invidia. Ricordatevi sempre che il caso non esiste, ricordatevi sempre che chi prova invidia e chi riceve invidia sono complici, pur nell'inconsapevolezza, ma sono complici. Cioè non esiste che chi prova invidia lo ha fatto da solo, è perché chi riceve l'invidia, energeticamente parlando, gliel'ha permesso. E questo vale sia per l'invidia, l'accidia, per i vizi capitali, sia per tutte le altre dinamiche dell'esistenza. Quando si è in due, si è al 50 e 50 complici, seppur inconsapevolmente, delle dinamiche che accadono nel bene e nel male, quindi a un'ottava bassa e un'ottava alta. Inoltre non dimostra invidia chi è dispiaciuto di vedersi privo di un bene notato nell'altro o di vedere l'altro in condizione di nuocergli perché provvisto di quel bene. Quindi è molto insidiosa l'invidia, come potete vedere anche qui da quello che vi ho scritto, perché non è così manifesta come si crede. Quindi chi è dispiaciuto di vedersi privo di un bene che ha notato dell'altro non è invidioso. Spesso si dice sei invidioso perché noti che l'altro ha una caratteristica animica o di personalità o addirittura un bene fisico che tu non hai. Quella non è invidia, quella è notare quello che per te è percepita come mancanza e magari utilizzarla anche come stimolo per non... Per elevarsi come anima e in spirito. L'invidia quindi esercita la sua azione sul corpo a livello di energia, quindi per fortuna si intende proprio a livello di spirito e quindi di energia e di ciò che quindi attraggo, di intelligenza e quindi il cosiddetto piano mentale. Vi ricordate quando vi ho spiegato il piano mentale, che esiste un piano mentale inferiore e superiore, e il piano mentale superiore è l'intelligenza e l'anima, quindi agisce veramente su ogni aspetto e tra l'altro. E qui torno sempre al concetto del risveglio della coscienza, l'invidia agisce dal basso verso l'alto, quindi inizia in genere con un'invidia che è più materiale, fisica, e poi a mano si va a disseminare sul piano emotivo, sul piano, e qui detto anche astrale, sul piano mentale, sul piano buddico, atmico, monadico, e quindi va a invadere tutta la sfera animica e spirituale. L'invidioso in genere agisce con due comportamenti, o avversioni e ipocrisie, o denigrazioni e intrighi. Più o meno sono queste le due classi, se si dovesse fare una piccola categoria sociologica dell'invidioso. Ma come trasformare l'invidia? Prima di dirvi come trasformare l'invidia, vi voglio dire che l'invidia si oppone a Dio stesso. Perché provare invidia e magari neanche riconoscerla con consapevolezza vuol dire andare ad interrompere il flusso di energia che dall'alto bagna i corpi diffondendosi verso il basso. Ricordatevi sempre che l'energia proviene dall'alto e si diffonde verso il basso, ma c'è un canale di comunicazione che viene intasato dai vizi capitali, tra cui l'invidia, che è quindi un'emozione inferiore, come ormai avete imparato a conoscere. Sant'Agostino diceva: si invidiano i pari perché ci sono eguali, si invidiano gli inferiori perché non si eguagliano e si invidiano i superiori perché non si è pari a loro. Ve l'ho voluta riportare questa espressione di Sant'Agostino perché racchiude in due frasi tutto e rende molto bene l'idea. Ma quindi come trasformare l'invidia? Con la carità e la fraternità, che sono due virtù. Tra l'altro sono due virtù strettamente connesse alla crescita dell'anima in questa incarnazione. Quando voi fate un percorso di risveglio della coscienza, la fraternità e la carità vi
vi si accrescono automaticamente, tra virgolette, cioè facendo un lavoro su di voi, come indico nel mio libro e come indico nei miei corsi, quindi con delle precise indicazioni, iniziate a fare un lavoro su di voi che vi trasforma da dentro, trasforma tutte le vostre emozioni inferiori in emozioni superiori. Ma la cosa eccezionale è che in questa trasformazione iniziano ad emergere finalmente, direi, anche le emozioni superiori, tra cui carità e fraternità, che sono in genere strettamente molto legate. E questo quindi permette l'apertura verso l'altro. È l'apertura verso l'altro, quindi tra cui principalmente mediante fraternità e carità, che consente la trasformazione dell'invidia fino alla sua completa estinzione. Quindi prendere coscienza che il bene degli altri è anche il nostro, ma questo in genere se ne prende coscienza dopo, e quindi risvegliarsi al proprio vero sé, perché noi nasciamo tutti collegati da un'energia di fraternità e di carità, ma ce ne dimentichiamo proprio perché, come vi ho spiegato spesso nei miei video, cadiamo nell'addormentamento e per questo è quanto mai urgente e necessario il risveglio. Quando un amico ride, e qui ho voluto portare un'altra espressione, quando un amico ride tocca a lui svelarmi la ragione della sua allegrezza, ma quando piange tocca a me scoprire la causa del suo dolore. Ed ecco qui che torna il senso di compassione, qui di fraternità e di carità. E ricordatevi sempre, sono strettamente connessi l'uno all'altro. E ora passiamo all'accidia. Che cos'è l'accidia? Tra l'altro in genere invidia e accidia vengono studiati di pari passo, perché ora vediamo che l'accidia è molto più manifesta e contrariamente all'invidia potremmo dire che l'accidia è l'invidia ma contro se stessi. Ma andiamo a vedere. L'accidia è trascurare consapevolmente i doveri per evitare lo sforzo che la loro osservanza richiede ed è molto presente con la fede, cioè l'accidioso si manifesta innanzitutto è molto palese. In genere si confonde la pigrizia con l'accidia e si dice è molto pigro. Guardate che spesso dietro quell'essere pigro c'è l'accidia. Quindi in genere il pigro è un accidioso, non è un pigrone, è un accidioso. È un filo sottile, ma studiando questi aspetti imparerete a distinguere una manifestazione da un'altra. Anche questo è il senso del mio canale YouTube e dei miei video, cioè darvi non solo elementi per lavorare su di voi e risvegliarvi, ma anche per poter osservare ciò che è esterno a voi in maniera sempre più profonda. Quindi l'accidia è trascurare consapevolmente i doveri per evitare lo sforzo che la loro osservanza richiede. Con la fede è molto presente perché spesso l'accidioso è colui il quale non crede a nulla, si vuole opporre a tutti i dogmi, soprattutto se sono dogmi spirituali, di fede e di religione, è colui il quale in genere ci si oppone additando ai dogmi la causa della sua accidia, che poi spesso chiama pigrizia. E quindi se ad esempio la religione cristiana, di cui accenno perché mi occupo principalmente di cristianesimo, prevede ad esempio la preghiera quotidiana o prevede la messa la domenica o prevede un certo tipo di sacramenti che quindi richiedono una preparazione spirituale, una preparazione animica, ma anche un'organizzazione proprio pratica, bene, l'accidioso ha difficoltà a seguire, a fare lo sforzo per osservare tutti questi dogmi, ma anche per osservare anche determinati ritmi. Quindi l'accidioso tende anche a non essere contento e a non voler seguire tutto ciò che ha un programma, tutto ciò che ha un'organizzazione, tutto ciò che ha un ritmo. Spesso si nasconde dietro la pigrizia, ma spesso l'accidioso si nasconde anche dietro la libertà. Che libertà non è, perché la libertà proviene dall'interno, non può dipendere dalle condizioni esterne. E quindi l'accidioso ha difficoltà a farsi un programma, a portarlo a termine. E questo tocca un argomento fondamentalissimo, per usare un superlativo, fondamentalissimo del risveglio della coscienza, che è la volontà. Io nel primo anno spiego nel dettaglio, quindi nel primo modulo che faccio, e che appunto partirà il 7 ottobre, spiego nel dettaglio che i due pilastri fondanti del risveglio della coscienza sono la volontà e l'amore. Però uno sostiene l'altro, quindi tutte e due debbono coesistere. Il lavoro di risveglio, l'accompagnamento che io cerco di fare durante il primo modulo, è proprio quello di tirare fuori dalle persone l'uno e l'altro aspetto, la volontà e l'amore, perché sono due pilastri del risveglio che uno sostengono l'altro, quindi si necessita di entrambi.
Quindi la volontà nell'accidioso manca pressoché del tutto, o comunque ha un senso di volontà veramente molto molto ridotto. Quando in un corso di risveglio mi si presenta un accidioso, io so che lui dovrà lavorare molto sulla volontà e quindi dovrà tirare fuori il senso di volontà che poi andrà a equilibrare anche l'amore per sé e per gli altri. Quindi l'accidia non è eredità di spirito, ma è mancanza di applicazione pratica per l'elevazione dello spirito. Quindi all'accidioso non dite di seguire un programma, non dite di seguire un'organizzazione, perché spesso non lo segue o inizia e non lo termina, o comunque ha difficoltà ad accettare l'idea di un'organizzazione e di un programma. E questo ovviamente nella fede è molto presente, perché la fede stimola a lavorare sull'accidia. Anche il pregare quotidiano fa sì che se siete accidiosi, cioè se una delle vostre manifestazioni della personalità è l'accidia, pregando tutti i giorni questa accidia la trasformerete. Tra l'altro, proprio l'altro giorno in uno dei video o dei vari post che pubblico sia su Twitter che su YouTube, ho proprio detto e scritto in modo molto chiaro che la preghiera va a trasformare i blocchi energetici. Ricordatevi che la preghiera trasforma i blocchi energetici. Pregare quotidianamente è fondamentale. Quindi l'accidia è un'invidia contro se stessi, praticamente. Quindi l'accidia è un'invidia, ma contro di sé. Non ci si preoccupa dell'eternità, dell'anima ed è estremamente critico, soprattutto con i dogmi della fede. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo perché ve l'ho riportato? Perché è importante che mettiate a fuoco il fatto che ognuno di noi, se ha la possibilità di risvegliarsi e di trasformarsi da dentro e di elevare lo proprio, di elevare il proprio spirito, ha il dovere di farlo. Io sono qui per questo. Cioè io come altri, come me, siamo qui proprio per dare a chi è pronto gli strumenti per risvegliarsi e per portare gioia dentro e fuori di sé. Se voi però sapete che c'è la possibilità di farlo, non fate gli accidiosi e fatelo. Il messaggio che vi voglio trasmettere spiegandovi l'accidia è che chi è consapevole di poter fare del bene, ma non lo fa per accidia, e quindi non lo fa perché non ha voglia di seguire un programma, perché non ha voglia di seguire un corso, perché magari non ha voglia di seguire gli esercizi. Io, per esempio, do degli esercizi cadenzati settimanalmente che vanno eseguiti. Ecco, ma io come anche tanti altri metodi o corsi che esistono sul mercato, è spesso l'accidioso pur di non affrontare se stesso non intraprende determinati corsi di risveglio. Ma sappiate che se siete consapevoli che esiste la possibilità di fare del bene dentro e fuori di voi e non lo fate, il peccato è molto più grande di chi invece non è consapevole. E quindi anche il karma ritorna, ovvio. Quindi se si fa del bene, se si ha la possibilità di fare del bene, non farlo è grave. Alimentare lo spirito con la forza di alcuni convincimenti, perché qui la domanda è come trasformare l'accidia, cioè come lavorarci, alimentando lo spirito con la forza di alcuni convincimenti, non stancarsi mai di compiere del bene, sforzarsi poco ogni giorno di sviluppare la fede. La virtù che combatte l'accidia è la diligenza, che è un grande atto di amore a Dio. La volontà e la diligenza sono sinonimi, come vi scrivo dopo, ed è, come ho già spiegato, la volontà uno dei due pilastri del lavoro su di sé. Ma diligenza e volontà, quando parliamo di accidia, sono sinonimi. E infatti spesso chi ha poca volontà è anche poco diligente. Quindi come ci lavorate sull'accidia? Anzitutto facendo una serie di azioni opposte, quindi contrarie a quelle dell'accidia. Quindi assumendovi delle responsabilità e iniziando gradualmente, però, piano piano ogni giorno, a fare delle cose che richiedono un'organizzazione, che quindi richiedono un vostro impegno organizzativo quotidiano. Io vi suggerirei come strumento, soprattutto immediato e estremamente efficace, la preghiera. Quindi iniziare a pregare ogni giorno anche 5 minuti, per poi aumentare a 10, 15, 20, 30 minuti. Però farlo ogni giorno, è più importante farlo ogni giorno piuttosto che farlo tanto, ma farlo anche poco, ma ogni giorno. E a questo si associa il risveglio della coscienza, cioè ogni volta che vi percepite nell'accidia, auto-osservarvi e stare su quella sensazione di sentirsi accidiosi. Chi
Chi sta a fare il bene non lo fa, commette peccato, quello che vi dicevo prima. Quindi l'importanza della consapevolezza di sé e della gioia dentro e fuori di sé. Tutto ciò che avete dentro di bello è vostro dovere condividerlo. Questo vi permetterà di trasformare, di estinguere, perché con il risveglio si parla proprio di estinzione, anche l'accidia, che è uno appunto dei vizi capitali che abbiamo visto oggi. Bene, io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo concluso il ciclo sui 7 vizi capitali, vi suggerisco di andarvi a rivedere tutti, come sempre vi lascio col motto che ho fatto mio, non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima. Ciao e tanto bene.